Buongiorno, buonasera, Marco PT. Infortuni gravi, video pesantissimo. Allora, in questo video parlerò di come gestire nelle fasi preliminari traumi che io considero irreversibili, che necessitano quindi di un'operazione chirurgica. Allora, voglio riferirmi in questo video a un episodio che non riguarda me, ma riguarda un ragazzo che si allena in una delle palestre in cui lavoro. Costui ha subito l'anno scorso, verso Natale, uno strappo al pettorale, un infortunio simile a quello che ho subito io, nel suo caso ancora più grave perché il distacco è stato totale. Io ho avuto un parziale strappo del tendine distale, lui invece si è proprio tranciato un pettorale, completamente staccato dall'osso. Questo episodio mi ha incuriosito, io da un giorno all'altro l'ho visto venire in palestra con un tutore, non capivo cosa era successo, poi per delicatezza mi sono fatto gli affari miei, però sentivo queste voci che dicevano che si era strappato un pettorale. Poi sono cose delicate, personali, io non ho la faccia tosta di andare lì a chiedere, però a un certo punto ho preso coraggio, gli ho chiesto cosa fosse successo, come mai avesse un tutore, e mi ha spiegato che in effetti si era tranciato un pettorale facendo panca piana. Sempre la panca piana. Io mi sono anche permesso di chiederlo perché io ho avuto lo stesso infortunio 16 anni prima, quindi gli ho detto: guarda, non è che sono un pettegolo che voglio fare gossip, però mi è successa la stessa cosa che hai avuto tu. Volevo sapere come pensi di fare, come pensi di comportarti, se ti operi, non ti operi. E lui mi ha spiegato che era già in lista per l'operazione perché dopo l'infortunio che ha avuto è andato diretto, filato da un suo amico che fa l'ecografista, una persona che gioca a rugby o football americano, non mi ricordo, che comunque è molto molto esperta, molto molto abituata a trattare traumi di quel tipo lì. Il quale ecografista l'ha spedito da un amico chirurgo ortopedico che gli ha appunto riattaccato il tendine. Tutto questo è successo diversi mesi fa. Questo ragazzo che si è infortunato al pettorale è stato prima soccorso al pronto soccorso, nel senso che l'hanno immobilizzato, gli hanno fatto delle fasciature, ma poi lui, di testa sua, ha contattato gli amici giusti e si è fatto operare, perché sapeva, grosso modo, che non era un trauma tipico. Grazie alle informazioni che girano oggi, grazie insomma alle migliori conoscenze, lui ha avuto un gran bel lieto fine. Poi si è operato, io sempre con grande rispetto gli ho chiesto se potevo osservare l'area fisica, l'area corporea operata. Lui gentilissimo, molto cortese, mi ha fatto vedere le pose, ha aperto le braccia, mi ha fatto anche vedere delle foto. Il tendine è praticamente simmetrico, mi ha fatto un lavoro molto molto preciso, molto ben fatto. Poi lì, sono sincero, gli ho anche chiesto l'indirizzo di questo chirurgo perché ho pensato magari dopo 16 anni la tecnologia medica ha fatto passi avanti, forse anche nel mio caso possono fare qualcosa, il mio è uno strappo parziale, però forse forse. Quindi niente, ho chiesto il numero, sono andato a questo chirurgo che l'ha operato, ho pagato e mi ha detto che non c'era niente da fare perché la finestra di opportunità nel mio caso era chiusa da decenni no, però insomma, 16 anni fa ormai è chiusa, devi operarti entro un mese e mezzo, ecco massimo. Poi i tessuti cominciano a cambiare, a fondersi, non puoi più intervenire, insomma. Quindi, nonostante ormai siamo nel 2019, non c'è più niente da fare, quindi ormai per me questa è una questione chiusa. Quindi ci metto sopra una lapide definitiva, tombale e basta. Però questo ragazzo ha avuto un lieto fine. Gli hanno riattaccato il pettorale, a braccia aperte, perfettamente simmetrico. Poi lui mi ha detto che quando fa il most muscular c'è un pochino di buco, sì, ma vabbè, piuttosto che restare mutilato, meglio il buco, meglio il buco. Quindi, paradossalmente, se io mi fossi completamente tranciato il pettorale, forse avrebbero visto meglio cosa mi era successo, perché io ricordo che quando andai al pronto soccorso erano convinti che mi fossi fatto male alla spalla, nonostante avessi ematomi evidentissimi sul bicipite e sul pettorale. Loro erano convinti che mi fossi fatto male alla spalla, perché non penso che loro non conoscessero neanche la casistica di strappo al pettorale, eppure avevo il bicipite destro che era segato in due, avevo il pettorale che era mezzo asportato ed ero pieno di sangue, dal bicipite allo sterno ero tutto viola, sangue sottocutaneo.
Purtroppo non avevo la conoscenza, non capivo bene cosa fosse successo. Loro mi hanno detto: stai tranquillo, metti il tutore, vai a casa, tienilo per un mese. Io ricordo che i primi giorni, anzi le prime settimane dopo quel trauma, il dolore era veramente fortissimo, riuscivo a dormire molto male, soltanto muovere la mano mi faceva male sotto. Io poi ricordo che nell'attimo in cui mi strappai il pettorale, non... il dolore fu fortissimo, ma non gridai, non urlai. Capii subito che la mia carriera era finita, mi alzai in silenzio, non dissi un fiato, appena mi tolsero il dosso e il bilanciere, andai allo specchio, apri il braccio, vidi che era finita. In buona sostanza, per chiudere questo video un po' cupo, fatevi dare i primi soccorsi dal medico del pronto soccorso, per carità, ma sappiate che quello è il livello proprio di sopravvivenza. Poi consultate un medico sportivo, un traumatologo sportivo, un chirurgo ortopedico che si intende di traumi da sovraccarico, da sport a contatto pieno. Non faccio questo video per mettervi paura o per impressionarvi, o semplicemente se posso dare un contributo a persone che subiranno, spero di no, un trauma tipo questo. Sappiate che dovete scavare un po' di più, non accontentatevi della prima diagnosi del pronto soccorso. Altra cosa, in una delle palestre in cui lavoro c'è un signore, un po' su con gli anni, che si allena ancora oggi con i pesi, nonostante l'età, ancora un bel fisico. Però costui ha subito uno strappo al bicipite brachiale, inserzione distale del bicipite brachiale. Se l'è procurato facendo stacco sumo con presa mista. Ovviamente il bicipite strappato è quello corrispondente alla mano supinata. Costui pensava di essersi preso uno stiramento così, non si è mai neanche fatto vedere da un dottore, da un medico, e ancora oggi, purtroppo per lui, c'ha questa pallina da golf sotto la spalla. Questo bicipite che sembra quasi una pallina da tennis che è a ridosso della spalla. Purtroppo nel suo caso lo strappo fu totale, ma non venne mai operato, quindi magari i muscoli esterni del braccio, come brachio radiale e brachiale, sono operativi. Purtroppo il bicipite in sé ormai è ridotto a una tapparella alzata, insomma, è brutto dirlo. Costui non ebbe la presenza di spirito di... Non, cioè, io penso che costui non sapesse neanche che potessero esistere traumi del genere. Io stesso, dopo il mio strappo al pettorale, mi sono documentato in modo molto approfondito su tutti i possibili tipi di tendinopatie, di strappi, eccetera. Infatti sono 16 anni che non mi faccio male. È dal 2003 che io non ho infortuni. A parte qualche doloretto, reversibile, insomma, ecco. Poi da quando mi sono tolto di torno stacco standard e back squat, sto benissimo anche con la schiena, e quindi meglio di così. Spero di avere una carriera longeva e felice. Quindi, anche per il bicipite, stessa roba. Poi se si parla addirittura di fratture scomposte, quando si va magari nell'MMA o nelle gare di submission o di grappling o di Brazilian Jiu-Jitsu, può capitare che subendo una chiave che si chiama omoplata, si vada in torsione meccanica e o la cuffia o l'omero si possono spaccare, o la cuffia dei rotatori o l'osso del braccio, l'omero, si possono spaccare. Purtroppo a volte capita che le fratture non siano composte. Quindi anche lì è necessario veramente un bravo chirurgo che sappia aprirvi, rimettervi a posto e poi richiuderli. Poi i traumi ossei, se vengono ben trattati, sono perfettamente reversibili, da quanto mi risulta. I tendini purtroppo non pescano sangue, è veramente dura ricominciare con un tendine che salta. Comunque mi ha molto impressionato il lavoro che ha fatto il chirurgo su questo ragazzo che subì lo strappo al pettorale, veramente, alta scuola veramente. Non pensavo che fosse possibile recuperare così bene. Gli è rimasta, vabbè, una cicatrice qua, rosa, vabbè, capirete. Basta, questo è quanto. Video, ripeto, non per fare views, ma per mettere in guardia le persone. Spero di, nel mio piccolo contributo, nel mio piccolo ambito, di dare un contributo a chi mi ascolta, che spero non debba mai subire traumi del genere. Marco PT, out.